È da ormai qualche settimana che si susseguono rumor più o meno fondati su una possibile e, a quanto pare, sempre più imminente remaster di Red Dead Redemption, che tra l'altro ha compiuto 13 anni da qualche mese. E chi mi conosce lo sa, e l'ho anche detto nel primo video del canale, Red Dead Redemption è il mio gioco Rockstar preferito, e lo ritengo superiore anche a Red Dead Redemption 2, perché credo che come videogioco sia complessivamente migliore. E in questo video voglio spezzare una lancia a favore di una eventuale remastered, cercando al contempo di spiegare il perché un remake sarebbe totalmente inopportuno e anzi potenzialmente dannoso per il videogioco stesso. Nonostante abbia più di 10 anni, il videogioco dimostra di essere invecchiato benissimo, soprattutto dal punto di vista tecnico, nonostante non si sia mai visto un porting su PC. Modelli poligonali, paesaggi, effetti visivi sono ancora di tutto rispetto. È possibile notarlo soprattutto su una console ammiraglia di Microsoft, che sia la One X o la nuova Xbox Series X, cui il gioco gira in 4K ed è possibile ammirarlo in tutto il suo splendore. Visto che prima di queste remastered interne, passatemi il termine, era possibile giocarci solo a 720p su Xbox 360 o addirittura a 648p sulla vecchia PS3. E per me potremmo fermarci qui, nel senso che la remastered potrebbe fermarsi a questo e su PC eventualmente sbloccare il framerate. E sarei più che contento di pagare quei 40, 50 o 60 euro per un prodotto così. Perché questo mi garantirebbe che l'anima del gioco, l'art direction, non verrebbe toccata o modificata minimamente. Per prendere l'ennesima volta in esempio quello che è successo con la trilogia di GTA. Ovviamente ci sono altri metodi, tipo l'emulazione sul PC, che permette di giocarlo al massimo, ma non tutti hanno a disposizione un PC abbastanza potente per poterlo fare. Purtroppo, credo non andrà proprio così. Ma non tutto è perduto, e comunque la speranza che Rockstar abbia imparato dai suoi errori c'è sempre. Red Dead Redemption è uno dei giochi più amati di sempre, e assieme al suo incredibile DLC, questa remastered però dovrà essere impeccabile. E non mi aspetto niente al di sotto di quello. Nel senso che le mie aspettative sono alte, se poi le tradiscono, che dobbiamo fare? Una remastered di Red Dead Redemption per me dovrebbe includere poche aggiunte, ma fatte bene. Ad esempio, migliorare i movimenti di John e renderlo più reattivo ai comandi dati dal giocatore, così come anche quelli del cavallo. Migliorare il sistema di coperture e di sparatoria e renderlo più fluido. E aggiungere magari la feature del rallentamento del tempo di gioco una volta aperta la ruota delle armi, come succede da GTA 5, Red Dead Redemption 2 e via. Questo sicuramente non giustificherebbe un prezzo pieno da gioco AAA, ma comunque permetterebbe di dare lustro ad uno dei capisaldi della settima generazione videoludica. Ed uno dei videogiochi più importanti degli ultimi 15 anni. Mentre per quanto riguarda i remake, invece credo che sarebbe fuori luogo, e anzi potenzialmente dannoso, come detto prima. Mi spiego meglio. Vedo fin troppi commenti che vorrebbero un videogioco rifatto da capo con l'engine di Red Dead Redemption 2, con le sue meccaniche e magari con collegamenti di trama, vale a dire dei piccoli retcon che permettano di collegare meglio i due videogiochi. Io sinceramente non mi trovo d'accordo. Ed è perché un remake con il motore di Red Dead Redemption 2 andrebbe già di default a modificare la visione artistica dell'originale. La spigolosità, la ruvidità del motore di gioco, la frontiera polverosa e l'aspetto freddo dei colori del primo Red Dead per me sono parte fondamentale dell'esperienza. Infatti, quando gioco a Red Dead Redemption 2 e vado nella parte di mappa del primo Red Dead, mi trovo spaesato, perché il gioco si presenta fin troppo saturo a livello di colori e lussureggiante a livello di vegetazione. Inoltre preferirei che le meccaniche immersive di Red Dead Redemption 2 restassero lì dove sono. Perché il primo funziona meglio a livello di videogioco, come già detto prima, ed anche perché le sue meccaniche sono molto più arcade ed immediate rispetto all'impegno che richiede il successore. Per quanto riguarda i collegamenti di trama, invece, dubito che ci saranno, ma mi esprimo contrario a priori. Arthur nel primo videogioco non esisteva, così come anche gli altri membri della gang, e a me va benissimo così, non c'è bisogno di collegare tutti i puntini. Per me riportare alla luce un videogioco vuol dire sì svecchiarlo, ma anche tenere fede alla visione originale degli autori, senza mancare di rispetto. Come ad esempio successo in alcuni punti del remake di Demon's Souls. Dunque sì, ben venga una remaster di uno dei migliori giochi di sempre, ma fatto che dietro ci sia uno sviluppo serio, che abbia rispetto per il gioco, per i fan e soprattutto che ci sia un porting su PC fatto come si deve. Perché il fatto che il primo Red Dead non sia mai uscito per quella piattaforma, per me è un crimine gravissimo. Dai Rockstar, facci vedere che ancora ci tiene a noi, ai tuoi fan e ai tuoi prodotti. E per quanto riguarda voi invece, quali sono le cose che vi aspettate da una remastered di Red Dead Redemption? Quali sono gli eventuali cambiamenti che vorreste? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, perché sono curioso di sapere la vostra opinione.
Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!